Una vittoria importante, agganciata il terzo posto, ma l'Agropoli si è confermata formazione ostica, difficile soprattutto quel primo tempo. Ma l'avevamo detto alla vigilia di questa partita, io la temevo perché a parte che è guidata da un allenatore di grande esperienza che in passato ai tifosi messinesi ha dato dei dispiaceri, però siamo stati bravi nel non farci prendere dalla frenesia, nel rimanere concentrati, determinati, cercando sempre di cercare la giocata. Probabilmente nella seconda parte della gara non siamo stati altrettanto bravi nel chiuderla sta partita perché abbiamo avuto 3-4 occasioni importantissime, siamo arrivati ad un passo dal raddoppio, non siamo riusciti in qualche modo a mettere al sicuro questo risultato e come di consueto succede in questi casi abbiamo sofferto fino alla fine. In questo girone in ritorno, tenuta difensiva che è cresciuta sicuramente almeno nelle gare casalinghe. Sì, questo sicuramente ci fa piacere, significa che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, però abbiamo l'esperienza di partite come Cosenza, come Noto, in cui siamo riusciti a beccarne ben 8 di reti e questo ci basta per farci capire di rimanere con i piedi ben ancorati per terra, continuare a lavorare, abbiamo la consapevolezza che le cose possono cambiare nello spazio di qualche partito, e questo ci deve servire come è successo all'andata, come esperienza per continuare a lavorare, rimanere umili e concentrati. Lotta serratissima con Gelbison e Savoia, il calendario non vi aiuta, adesso giovedì trasferta molto complicata sul campo del Ribera. Ma sicuramente questo è un campionato dove, come dicevo prima, non si deve assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo essere consapevoli che ci sono squadre molto importanti, tipo il Gelbison, il Savoia, ma anche le squadre che ci stanno dietro sono di un certo spessore. Perciò dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo intanto ci gustiamo questa vittoria, poi da domani cominceremo a pensare a questa trasferta perché è una di quelle trasferte, ma non solo per il rettangolo di gioco, io ci tengo a sottolinearlo questo, probabilmente è molto riduttivo quello che si dice del Ribera che fa magari del campo il loro punto di forza, loro l'hanno dimostrato all'andata. Qui da noi sono venuti, hanno disputato un'ottima partita, malgrado le abbiamo messe a dura prova, si sono portati 3 punti e qua il terreno di gioco non era in terra battuta. Questo dimostra che è una squadra che sicuramente temiamo e rispettiamo.